Allora, siamo qui stasera in un gioco di calcio, almeno da come si mostra, e cioè un giochino per Super Nintendo, Eternamente, Super NES, e non lo so, cioè ho voluto provare questo gioco, facciamoci un grande torneo, non so minimamente come funziona. New game, perché non ci ho mai giocato. Vabbè, dai, vediamo un po' come andrà a finire il tutto. Ma scusate, ma infatti, allora, ma hanno tutti, ma sono fortissimi, hanno un attacco incredibile. Posso scegliere tutte le squadre che voglio. Non so se sono tipo di un mondiale. Questa è la Jugoslavia. No, la Jugoslavia. La Jugoslavia. Mamma mia. Vabbè, sono le squadre più forti del tempo. Oddio, Belgio fa schifo. Vabbè, pure l'Uruguay. Vabbè, tutte in realtà. Alla fine. Cioè, le prime sono le più forti. Forse sono in ordine. Vabbè, il Brasile, oddio, potevano fare più forti. Vabbè, io se. Vabbè, io mi prendo il Camerun perché sì. Mamma mia, che forte il Camerun! Signori! Il Camerun! Cioè, è fortissimo! È più forte del Brasile, non sto scherzando. Cioè, mamma mia, devo dire, veramente buono. Ma scusate, ma perché tecnicamente non posso cliccare? Sì. Ah, ok. No, veramente stavo sbagliando tasto. Il Belgio, la più scarsa. E vabbè, si arriva. Si andrà. Ma che cos'è alla fine? Cioè, ma kickoff. Quelle erano le formazioni, eh. Siamo su FIFA, che non ci ha creduto a Baù. No, vabbè, no, no, e le scivolate, qualcosa. Cerchio, scivolata. Portiere, prendila. Mamma mia, che schifo. Cioè, è FIFA che non ci ha creduto abbastanza. È FIFA nel 1930. Vai, no. Ok, non è un bel gioco. Cioè, alla fine non so quanto possa contare le statistiche della squadra. Visto che stiamo perdendo contro il Belgio, che alla fine non ha niente da quelle statistiche che ci sono in campo. Vai, scivola, fai qualcosa. Oddio, meno male che non ci sono gli autogol. Il gioco ha capito che non è fatto bene, quindi almeno aiuta. Perché sono solo perché sto crossando tutti i palloni? Cioè, io pensavo che in realtà stesse il passaggio. Mi sono reso conto dopo. Ah, mi sono reso conto dopo che non lo era. Quindi sì, se vedete tipo la roba al lato, vabbè. Sto hackerando Nintendo Switch Online, mi sto facendo i nuovi account per fare la prova gratuita di 7 giorni. Sì, lo so che è illegale, non costa niente. E non costa niente praticamente l'abbonamento alla Switch, ma dai, solo per oggi lo farò. Tanto mi registro tipo 20 video oggi e ve li carico tutti durante il periodo natalizio. 3-0, ricominciamo, ricominciamo. Dobbiamo ricominciare, cioè veramente quanto manca. Allora, 4 minuti di gioco. No, dobbiamo ricominciare assolutamente. No, vabbè, se prendo gol ricomincio. Non ho preso gol, ma ricomincio lo stesso. Allora, tecnicamente, se io, visto che non, punto di sospensione, resetta, resettiamo il gioco perché questo gioco non mi fa tornare, non mi fa quittare le partite. Era intelligente il Super Nintendo. Non fa quittare le partite. Cioè, veramente una cosa. New game? Ma perché new game? Cioè, non è che c'è una storia o qualcosa del genere. Allora, io mi prendo la mia Olanda. Forte, forte. E contro il Belgio. Sempre il Belgio, capita. Cioè, che senso ha? A meno che non metto io il Belgio. È anche forte. Allora, non penso che. Ma non penso che si possa scegliere la forma. Oddio. Ma chi è sta gente?
cioè oddio, sono vecchi i calciatori, insomma, siamo negli anni 30, boh, nel 1800 siamo, quindi non lo so. La mia Olanda non può fare bella figura, non può fare bella, sì, non può fare brutta figura. E oh, vai, tranne contro l'Argentina, no, beh, non è stata una brutta figura alla fine dei rigori, sono arrivati. Eh no, vabbè, ma questo è il Belgio, ma perché queste maglie? Ma anche prima le avevano. O sono tutte uguali, tipo le maglie avversarie? No, non lo so. Solo che non sono maglie da Belgio. Cioè, almeno dai colori della bandiera, poi non so se tipo l'Olanda non ha l'arancione nella bandiera. Cioè, può darsi un ragionamento simile. Vai, scivola. Devi scivolare, devi fare qualcosa. Vai, scivola in aria, non fa niente. No, l'aveva parato. Dai. Così no, però. Allora, no, aspettate, aspettate. Ah, brutto, brutto. Il Belgio, signori. Il Belgio, cioè, ci sta asfaltando. Comunque io devo portarvi un nuovo let's play. Dopo God of War, sì, il primo. E il primo, oddio, il quarto, tipo il decimo, vabbè, non so, non voglio mettermi in cose in cui non so niente. Oddio mio, voglio provare a fare un gol, cioè sto soltanto subendo, ma sono troppo forti. Cioè, chi gioca a questo gioco, chi ha mai giocato a questo gioco, per i più stagionati del canale, cioè, come posso dire, suppongo sia un gioco vecchissimo. Dai, cioè, come si fa? Come si fa? Ora vi porto una serie su Super Mario 64. Boh, così. Anche se l'ho già portata, però ho portato la versione DS, quindi non l'ho già portata. Esibizione o torneo? Ah, ecco perché è il torneo. Ah, beh, io cliccavo sul torneo. Vabbè, no, non fa niente. Alla fine il primo avversario quindi è sempre il Belgio. Andremo a scegliere il Belgio. No, scegliamo la Germania. In questi anni probabilmente era forte. Belgio. Il Belgio può uscire soltanto. È rotto il gioco. È rotto il computer. Può uscire soltanto il Belgio. Allora, vai. Le finte. Le finte al bar. Al bar il tiro da. Ma i comandi quali sono? Scusa, quello lì doveva essere un tiro. Scivola, fai qualcosa. Mamma mia, intercettato. Non ci sono falli a quanto pare. A parte che forse, vabbè, non l'abbiamo fatti finalmente, però boh, suppongo non ci siano falli. Ok, non devo decidere io il corner. Nel senso, ti puoi anche sbrigare, sinceramente. Faresti anche meglio. No, dov'è? Non so se qui si può cambiare il giocatore. Vai, corrici appresso. Vai, vai. No, 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 no. Ok, vai, portiere. No, portiere, no. No, 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 portiere. Non puoi. Palo, prendila. La devi prendere. Vabbè. Ragazzi, Manuel Neuer negli anni... vabbè, ho parlato. Cioè, comunque è fortissimo il portiere. Comunque non so se commentare il prossimo let's play. Cioè, capite? Sono in difficoltà... Oddio. In una difficoltà assurda su se commentare o non commentare. Cioè, non mi piacerebbe farle metà commentato e metà no. No, dove... no! Vabbè, quasi... Tecnicamente ho capito come si tira. Dopo 10 minuti. La potevi benissimo bloccare. Cioè, era la palla più bloccabile della storia del calcio. E tu che cosa hai scelto? Di non farlo. Vabbè, già questo portiere che ha fatto miracoli. Non lo insulterei troppo almeno. Sì, lo insulterei, ma non troppo. Ecco, ho parlato, il portiere che ha fatto miracoli, e eccolo qui, il portiere che ha fatto miracoli.
i portieri che ha fatto miracoli era proprio lui. Era. Sì, era. A parte che sarà morto. Cioè, parliamo di anni e anni fa. A parte che, scusate, non parlo. Potrei sparare una cavolata, quindi non parlo. No. Oh, la parata del numero uno. Cioè il portiere. Non numero uno di fatti, ma numero uno di numero. Se para anche questa, palo. Il palo salva il portiere. No, ragazzi, non ce la fa. Non riesco, no. Non posso. Ora spazza la via. No, vabbè. L'avete visto? State vedendo. Ok, vedete? L'ho presa, la prendo. No, non sono riuscito a fare un tiro in porta su questo gioco. È incredibile. Non sono riuscito a fare un tiro in porta. No, addio. Ora non è neanche in porta il portiere. Cioè, è fortissimo. Il portiere della Germania, signori. Non voglio staccare il video. Mi sto divertendo troppo. Pure se non riesco a fare un tiro. Se quello non era fallo. Vabbè, non ci sono i falli. No, basta. Questo portiere si è addormentato letteralmente. Allora, ok. È fuori, corner. Stanno rubando in una maniera assurda. Il Belgio, tra l'altro, che ci fa sempre dai 3 ai 4 gol. A parte, no, tutte 3 a 0 sono finite. Perché abbiamo combattuto, abbiamo affrontato soltanto il Belgio. Ok, questo portiere è forte, però non fai rinvii. No, devo falciarlo, cioè non posso. Ma perché? Oh, ragazzi, ve lo giuro, è difficilissimo. Perché? C'è una motivazione valida? No. Vabbè. Ma è veramente la cosa più difficile. Non so se si poteva selezionare la difficoltà. Cioè, non so veramente se si poteva. Al baretto! Al bar! Ma. Cioè, mi ha letteralmente spinto. Eccolo! No. Eccolo però. Vai, scivola il più possibile. Distruggi. Dovrebbero mettere un po' più di automira. Che non si chiama automira perché appunto non mira. Per i giocatori che vanno verso il pallone. Cioè dovrebbero andare di più verso il pallone. Vabbè, mi sto divertendo, ve lo giuro, però. Ora tra un po' urlo e il divertimento diventa odio. Perché no, non posso. Bellissimo questo. No, è la cosa più, ve lo giuro, non sono riuscito a fare un tiro in porta. Ma i tiri si fanno con triangolo? Sì, si fanno con triangolo i tiri. Cioè, provo a fare un tiro da dove va. Il tiro. Non posso farlo. Oh, il portiere. No, non dovevo dargliela. Non dovevo veramente dargli la palla. La dovevo lasciare con il portiere. Vabbè, il portiere va. Sembra invulnerabile. Oddio, sembra invulnerabile veramente. No, ce l'avevo fatta. Al time. Proprio. Come se non bastasse. Vabbè. Vediamo questa grandissima scena finale. Io vi lascio al prossimo video. Domani. O più tardi, dipende, perché il nuovo Let's Play che non ho ancora registrato, forse voi già lo starete vedendo, non lo so. E vabbè, è un gioco vecchio, quindi se avete capito di cosa parlo lo starete vedendo. E detto questo, ma sinceramente niente, cioè un gioco bruttissimo, però divertente, devo dire molto divertente.